Della partita tra Poreo e American Bard, siamo con Giuseppe della Poreo. Giuseppe, questa probabilmente è stata la prima vera partita di questo torneo equilibrata fino praticamente al fischio finale dell'arbitro, l'avete tenuta lì, però alla fine avete perso 4-2 giocando comunque una buona gara. Dire la verità, l'abbiamo buttata questa gara, che comunque stare per un gol di scarto tutta la maggior parte del primo tempo e anche il secondo tempo è stato troppo faticoso poi recuperare, perché comunque la palla non entrava, i tiri di palo, traverso, non era giornata, era destino che dovevamo perdere, tutto qua. Tra l'altro ho parlato con l'allenatore della tua squadra, mi diceva che mancavano probabilmente due giocatori fortissimi che vi possono far fare salto di qualità, forse questo è stato, avevate una panchina un po' corta, alla fine fiato corto e non siete riusciti a stare lì per portare a casa l'intera posta in palla. Sì, sinceramente mancavano due ragazzi, cioè dei signori che erano forti, giocano sempre a calcio a 5 con noi. Mancava un bel pezzo della nostra squadra, penso che comunque con loro possiamo fare un bel salto di qualità. Cioè ce la possiamo giocare con tutti, perché comunque non abbiamo disputato una brutta gara, anzi ci siamo impegnati. Questo ci fa molto bene per noi, fisicamente e moralmente. Abbiamo perso questa gara, ora cerchiamo la prossima partita di sperare che possiamo vincere. Ringraziamo Giuseppe della Poreo, in bocca al lupo per il proseguo del torneo, solo la prima partita, certamente vi rifarete, grazie. Siamo con due dell'American Bar che sono usciti vincitori da questa partita, è stata una partita tiratissima, l'avete vinta nel finale proprio grazie ad un tuo gol, Giuseppe. Hai avuto il merito di entrare dalla panchina e fissare il punteggio sul 4-2. È stata una grandissima partita, è stata... Cioè, la prima partita abbiamo fatto bene. Avete fatto bene. Secondo te, dove può arrivare questa squadra, Lello? Secondo me ci giochiamo questo girone. Non è che siamo i favoriti, ma penso che non siamo nemmeno i sfavoriti. Siamo venuti qui per divertirci. Che poi venga anche una semifinale, ci va bene lo stesso. Poi arrivare in finale, se ci arriviamo, è un divertimento il finale per noi, non ti preoccupare. Lottiamo sempre, fino alla fine. Questo è lo spirito del torneo, lottare sempre, arrendersi mai. Ringraziamo Lello e Giuseppe dell'American Bar. Grazie ragazzi, in bocca al lupo per il torneo.